Allora, prima di tutto volevo ringraziare Comieco che ci ha dato questa grossa opportunità, ha investito sulla città di Caserta, questa è una delle tappe che fanno in Italia, dove hanno portato questi tre padiglioni all'interno dei quali tutti i cittadini possono venire gratuitamente ovviamente a visitare e vedere di fatto come avviene il riciclo della carta. È uno schema ovviamente, è un sistema in piccolo, però ci fa capire da quel piccolo gesto che ha un grande valore, cioè dalla separazione della carta e del cartone dagli altri tipologie di rifiuti, si può arrivare a recuperare totalmente quello che altrimenti andrebbe buttato. È una iniziativa lodevole che sposa e va incontro a quelle che sono invece l'impegno della nostra azienda, che quotidianamente cerca di intercettare quanti più rifiuti in carta e cartone possibile per mandarli al riciclo. Nel solo 2016 abbiamo recuperato 3 milioni di chilogrammi di carta e cartone, e di questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, ma soprattutto i cittadini che con dedizione e con attenzione tutti i giorni fanno queste piccole e semplici operazioni. Ricordo che dal 16 gennaio abbiamo attivato un sistema di raccolta degli imballaggi in cartone a tutti gli esercizi pubblici e anche agli uffici pubblici che hanno necessità di avere un servizio di raccolta quotidiano e su richiesta. Quindi possono contattare l'800 135 221 dove potersi registrare e ottenere così un servizio dedicato per la raccolta dei cartoni. Certo, abbiamo fatto tanto, ma c'è ancora tanto da fare. Il nostro impegno è costante ogni giorno. Siamo passati da 1.700.000 chili del 2010 a 3 milioni di chili del 2016, quindi abbiamo quasi raddoppiato la carta e cartone mandati al riciclo. I numeri insomma ci dicono che siamo nella giusta direzione, ma siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di confronto per cercare di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata.